Buongiorno a tutti, prendete posto per cortesia. Procediamo all'appello. Golia Gianluca, Stabile Giuseppe, assente. Romano Roberto, Oliva Alfonso, Criscuolo Clotilde, assente. Palmiro Carmine, presente. Motti Luisa Diana, assente. Del Vicario Luigi, Menale Domenico, Diana Olga, Andreozzi Antonio, Scuotri Mariano, Cesaro Paolo, Santulli Paolo, Di Palma Francesco, D'Angelo Eugenia, Danzi Maurizio, assente. Forleo Francesco, Alma Maria Erika, Angelino Cesario Vincenzo, Turco Federica, Girone Marco, Fiorenzano Pasquale, assente. De Lo Iacono Domenica, assente. Presenti 18 più il sindaco, la seduta è valida. Nomino scrutatori i consiglieri Olga Diana, Marco Girone e Francesco Di Palma. Passiamo alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, ovvero proposta di delibera consiliare avente ad oggetto bilancio di previsione 2022-2024, variazione di assestamento generale ai sensi dell'articolo 175,8 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193,2 del decreto legislativo 267 del 2000 del TUEL, ovvero il TUEL, chiedo scusa, e dello stato di attuazione dei programmi. Lascio la parola all'assessore al bilancio, dottoressa Saiocco, prego. Allora, buongiorno a tutti. Come avete già avuto modo di ascoltare dalle parole del Presidente del Civico Consesso, la proposta di delibera che stamattina viene presentata al Consiglio Comunale è una proposta di delibera a contenuto plurimo, nel senso che diciamo, il Consiglio Comunale è chiamato a votare sia la verifica della salvaguardia degli equilibri e una volta verificato il mantenimento degli equilibri a votare nel corso, diciamo, nella stessa delibera, a deliberare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024. Rispetto alla verifica della salvaguardia degli equilibri, sono stati messi a disposizione dei consiglieri una serie di prospetti contabili, nei quali si dà atto dell'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui, della gestione di cassa e del rispetto del pareggio di bilancio. Come i consiglieri hanno avuto modo di vedere dall'analisi dei prospetti contabili che sono stati messi alla loro attenzione, può dirsi rispettata e mantenuta la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto a tutti gli aspetti che il TUEL chiede agli uffici finanziari di verificare. Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sono state apportate al bilancio di previsione 22-24 una serie di variazioni in assestamento. Che avete modo di vedere dai prospetti che sono denominati come allegato 1 e allegato 2. Allegato 1 sono le variazioni in entrata e allegato 2 sono le variazioni nella spesa. Si tratta in tutti i casi, ad eccezione di una che adesso vi dirò, di variazioni imputabili a finanziamenti regionali o statali di cui il Comune è stato destinatario. Finanziamenti vincolati che poi trovano la loro corrispondenza quindi sia nella parte entrata che nella parte spesa. Poi, diciamo, se i consiglieri avranno bisogno di ulteriori delucidazioni rispetto al tipo di finanziamenti che hanno richiesto la variazione, sono a disposizione sia io che gli uffici dell'area finanziaria.
Dicevo che le variazioni di assestamento riguardano sia i finanziamenti di cui statali e regionali di cui il Comune è stato destinatario, sia l'applicazione di avanzo vincolato che compare sia nella parte entrata che nella parte spesa per 990.000 euro. È stata necessaria l'applicazione dell'avanzo in ragione del fatto che a seguito di una comunicazione della Regione Campania vi è stato un aumento, è stato comunicato un aumento dei prezzi dei materiali, cosa che ha determinato un aumento del quadro economico dei progetti già finanziati, per dare esecuzione ai quali è stato necessario apportare delle modifiche ai quadri economici. Sostanzialmente, diciamo, a grandi linee, questa, diciamo, è la proposta di delibera che viene stamattina presentata al civico consesso. Grazie dell'attenzione, come detto rimango a disposizione se vi fossero fosse necessità di chiarimenti. Grazie. Ci sono interventi? Prego, consigliere Arangelo. Buongiorno a tutti, Eugenia D'Angelo, Partito Democratico. Allora, io vorrei, nella discussione dei documenti contabili che sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali, partire dall'allegato 3, e cioè dagli accertamenti e dagli incassi e dagli impegni e dai pagamenti che sono stati rilevati dall'ufficio ragioneria al 12 luglio. Allora, partiamo con i dati, perché i dati, come sempre, dicono la verità delle cose. Noi abbiamo incassato al 12 luglio 2022, a fronte di 35.734, abbiamo incassato 14.551 e a fronte degli impegni, almeno dei primi titoli, quindi titolo 1, titolo 2, titolo 3 e titolo 4 per le entrate e titolo 1, titolo 2 e titolo 3 per gli impegni per i pagamenti, abbiamo a fronte degli impegni di 34.342 abbiamo già pagato 22.918. Ora appare evidente, come direbbe qualcuno, di marchiana evidenza, che c'è uno scollamento tra le entrate e le uscite notevolissimo. Parliamo perlomeno di 9 milioni, quasi 9 milioni di euro. Considerando questo, perché a fronte delle entrate di terzi o partite di giro, che i cui incassi sono di 6.552.000, abbiamo pagato 4.007.000. Allora, tenendo conto che le partite di giro sono dei fondi di cui il comune è semplicemente un tramite per il pagamento, quindi non sono delle entrate del comune, noi abbiamo sostanzialmente una esposizione debitoria rispetto a quello che abbiamo già sostenuto di 9 milioni sui primi titoli e di 2 milioni per quello che riguarda invece le entrate di giro. Allora noi che cosa facciamo? Come possiamo poi, perché poi bisogna pagare, allora noi paghiamo queste spese che non riusciamo a far fronte con le nostre entrate con quello che è il fondo cassa al 31/12/2021, che è dei 11 milioni, ma di questi 11 milioni e mezzo più o meno, noi abbiamo 10 milioni e mezzo che sono dei fondi vincolati. Quindi ancora una volta si continua a
pagare la spesa corrente, che è una spesa, nel nostro caso, nel caso del nostro ente, estremamente rigida, perché non permette all'ente di poterla calibrare a seconda delle entrate che abbiamo, perché sono delle spese che sono praticamente relative al personale o altre spese difficilmente gestibili o aggredibili dall'ente. Noi finanziamo queste spese con l'uso dei fondi vincolati. Questo riequilibrio e questo assestamento che ci hanno presentato dimostra, come già ho detto nel caso del bilancio di previsione, che l'ente non ha la capacità economica di far fronte alle proprie spese. Non ce l'ha. Non ha la capacità autonoma, endogena, fisiologica di far fronte alle proprie spese. Quello che, come dire, tra virgolette, sta salvando l'ente in questo periodo sono i trasferimenti correnti da parte della regione, da parte del ministero, cioè tutti quei trasferimenti correnti che, tra le altre cose, in alcuni casi, parte di essi, sono legati a quella che è la pandemia Covid, cioè sono gli aiuti economici che stanno arrivando per effetto della pandemia Covid. Abbiamo poi un altro dato che è estremamente importante e che qui tocca sottolinearlo. A fronte di, chiedo scusa, devo mettere gli occhiali perché sono ciucciato, a fronte di entrate in conto capitali, capitale accertati per 9 milioni, per 9 milioni. Chiedo scusa, consigliera, sempre l'allegato 3. Sempre l'allegato okay. 3. Di 9 milioni noi abbiamo incassi solo per 118 mila euro. Le entrate in conto capitali sono quelle entrate che servono per finanziare le cosiddette opere di investimento, cioè strade, progetti di rigenerazione urbana, cioè insomma le entrate in conto capitale che servono per gli investimenti sul territorio. Ebbene, a fronte di 9 milioni che sono stati accertati e che sicuramente sono stati accertati perché c'è, diciamo, si è partecipato a un bando e sono stati vinti, insomma, si è entrati nella graduatoria per l'assegnazione di questi fondi, però a fronte di questo accertamento noi al 12 luglio abbiamo incassato solo 118 mila euro. Quindi questo pone anche un limite e un rallentamento a quello che è poi la possibilità di avviare quelle opere pubbliche, quegli investimenti di cui l'amministrazione comunque ha deciso di fare, ha deciso di inserire nel piano triennale, e naturalmente il mancato incasso di questi fondi entro un termine ragionevole comporterà necessariamente un ritardo nell'avvio e nell'esecuzione dei lavori che dovrebbero essere finanziati con questi fondi. E allora viene da dire, ma questo pareggio che c'è nell'allegato 3 è un pareggio fittizio, è un pareggio contabile, è un pareggio insussistente, perché nella realtà dei fatti, se si pigliano gli altri allegati, in particolare l'allegato 1 e l'allegato 2, si verifica che talmente che siamo in disequilibrio che l'ente ha dovuto impegnare 900, i restanti 990 mila euro dell'avanzo
per poter mantenere gli equilibri di bilancio. E quindi è chiaro che le opere da realizzarsi al cimitero non si possono fare. È chiaro che la bonifica della pista di atletica non si può fare, ma non si può fare perché quei soldi servono per mantenere un fittizio equilibrio di bilancio. Se, come dicono anche i revisori, ma come sostiene anche l'ufficio, l'area finanziaria, nelle note alla relazione dei revisori, se noi togliamo anche 200.000 euro, 100.000 euro a quei 990.000 euro, non siamo più in grado di garantire l'equilibrio, pur se fittizio, ma non siamo più in grado di garantire l'equilibrio di bilancio. Io non vorrei ripetermi perché diventa quasi, come dire, tedioso, però questo, come dissi qualche anno fa in questo consiglio comunale, è la, come dire, l'istituzionalizzazione del cosiddetto schema Ponzi, cioè io faccio in modo di equilibrare, di coprire le spese con dei soldi che mi arrivano, perché fondamentalmente io non sono in grado di pagare gli oneri che dovrei pagare in un comune, in un ente che strutturalmente, anche se con dei limiti, con degli accorgimenti, abbia la capacità di poter fare, di poter sostenere un equilibrio reale di bilancio. Non c'è l'equilibrio, non c'è. È finto, è fittizio, è falso. A questo si aggiunge l'altra nota dolente che abbiamo sempre evidenziato, non una volta, tantissime volte, che riguarda la gestione dei residui. Al 31-12 del 2021 noi avevamo, siamo andati ad approvare il rendiconto con quel risultato di gestione meno 20 milioni e quindi con il ripiano del disavanzo su questi dati, con 120 milioni di residui attivi. Di questi 120 milioni di residui attivi ne sono stati incassati per i titoli più importanti, quindi titolo 1, titolo 2, titolo 3, titolo 4, eccetera. Quindi le entrate proprie dell'ente, oltre ai, a qualche entrata in conto capitale, noi abbiamo incassato, a fronte di 113 milioni di euro, abbiamo incassato solo 4 milioni e 9 di residui attivi del titolo 1, titolo 2, titolo 3, titolo 4 e titolo 5, che però poca roba. Ok? Cioè, ma è possibile che a fronte di 113 milioni noi incassiamo solo 4 milioni di residui attivi? Al 12 luglio del 2022, certificato questa volta non dai dati Siope, ma dall'ufficio ragioneria dell'ente, come pensiamo di poter, come dire, continuare a gestire finanziariamente l'ente in questo modo, facendo sempre leva sui trasferimenti correnti delle altre amministrazioni, cioè della regione, dei ministeri, o facendo leva sempre su quelli che sono le entrate in conto capitale per realizzare qualche cosa? Sempre che si rispettino poi i tempi di esecuzione e di rendicontazione dei fondi del PNRR, dove noi come ente siamo già inadempienti perché avremmo già dovuto farlo e non è stato fatto.
Quindi noi già siamo inadempienti nella rendicontazione dei fondi del PNRR. Lo dicono i revisori, non lo sto dicendo io, lo dicono i revisori. Allora, se noi alla fine del 2021 avevamo 113 milioni e oggi al 12 luglio ci troviamo solo per i residui al 31-12 del 2021, 108 milioni e 400 di residui non incassati, considerando i residui che matureranno al 31-12-2022, ma noi a che cifra arriveremo, considerato che nel rendiconto dell'anno scorso c'è stato in conto competenza 25 milioni, sono stati appostati in conto competenza solo per l'anno 2021 25 milioni di residui attivi non incassati? Cioè andiamo a finire a 150 milioni, 140 milioni di residui attivi. Ma di quale equilibrio stiamo parlando? Di quale equilibrio stiamo parlando? L'ente non ha manco i soldi per fare i loculi al cimitero, diciamolo alla città, perché l'equilibrio è falso. L'ente non ha manco i soldi per fare la pista di atletica, perché? Perché non ci stanno. Altro che bonifica. Allora, appare evidente, un altro punto, chiedo scusa, poi concludo, mi riservo il secondo intervento. Nella variazione che è stata fatta ci sta una entrata che riguarda 3.667 che sono afferenti al settore delle politiche sociali. Siccome però non si comprende se questi 3.667 sono afferenti a delle risorse che poi gestirà il Comune di Aversa in autonomia, o se invece sono afferenti ai fondi che poi dovranno essere gestiti dall'ambito C6, io auspicherei che questa amministrazione decidesse di tenere una contabilità separata tra quelle che sono le risorse proprie dell'ente e quelle che invece sono le entrate per l'ambito C6, magari con un piccolo allegato, perché comunque devono confluire nei documenti contabili, ma un allegato in cui venisse spiegato in maniera chiara e analitica quali sono i fondi che afferiscono alla gestione dell'ambito C6, perché altrimenti in questi documenti contabili si crea una commistione che rende estremamente opaca la lettura dei dati. Cioè noi non sappiamo se sono fondi dell'ambito o sono fondi per le politiche sociali del Comune di Aversa. Lo sapete, giusto è scritto. Quindi... Consigliera, si avvia alla conclusione, per favore. Chiudo, Presidente. Io ritengo che questa variazione di bilancio sia una variazione... questa dichiarazione di equilibrio, dai documenti contabili che sono stati posti alla nostra attenzione, ritengo che il Comune tutto abbia tranne che il riequilibrio finanziario. Grazie. Grazie consigliere D'Angelo, chiede la parola il sindaco, prego sindaco. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, buon sabato mattina. Caro Presidente, intanto diciamo le cose in modo chiaro a chi ci segue da casa, perché ormai ho capito che siamo ormai assuefatti ad alcune parole, ma io non sarò mai assuefatto. Ho sentito dire, caro Presidente, forse lei non l'ha ascoltato,
che questo ente agisce seguendo lo schema Ponzi. Anche mia figlia Anna Lucia, se gli vado a chiedere che cos'è lo schema Ponzi, mi dice che è una truffa. E lei, Presidente, non se ne è accorto che chi mi ha preceduto ha detto che questo ente agisce seguendo uno schema di truffa. Oltre ad aver continuato ad insistere che questo è un bilancio fittizio, falso, accusando in questa sala consiliare funzionari, dirigenti, assessori e chi oggi è qui per assumersi delle responsabilità, per portare all'attenzione di un consiglio comunale dei documenti contabili falsi e non veritieri. In qualità di sindaco valuteremo insieme all'ufficio legale ogni tipo di difesa in ogni aula e in ogni dove, perché il dibattito politico è bello, ma deve rientrare in delle terminologie che portino rispetto per il lavoro altrui. Andiamo nel merito delle questioni. Intanto credo che qualcuno confonde le aule. Qualcuno immagina che questa è un'aula dove si emanano le leggi. Si pensa che si è in Parlamento. Noi ci ispiriamo a delle leggi contabili. Questo ente già dall'anno scorso ha ricostituito tutti i fondi vincolati. Attualmente abbiamo una cassa che supera i 20 milioni di euro. Si faceva riferimento ai trasferimenti correnti da parte del governo centrale, facendo prima di tutto una grande confusione rispetto a quelle che sono le spese per la spesa sociale, che assorbono gran parte dei 12 milioni che venivano citati. Non tocchiamo nemmeno i 3 milioni e 6 dei contributi che possono servire per altri interventi. Forse qualcuno non si è accorto che oggi il mondo vive una tensione economica a tal punto che i governi di tutto il mondo stanno stanziando risorse straordinarie per sostenere famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni. E si viene a puntare il dito nei confronti del comune di Aversa, come se Aversa vivesse in un'oasi esterna alla globalizzazione economica del mondo. Io resto davvero basito, ma d'altronde sono abituato ad ascoltare parole che vogliono confondere la cittadinanza, mistificando la realtà e gettando dubbi sull'onestà e sull'etica di un'amministrazione intera, parte politica e parte gestionale. Giusto un inciso, lo ricordo prima a me stesso che sono un farmacista, ma amo leggere e capire. I documenti di bilancio sono composti da interventi, mentre invece la specifica di quegli interventi della determinata area sono rappresentati nel PEG. Allora chi chiede di conoscere, di capire, basta chiedere una copia del PEG. E mi meraviglio, visto che molti di voi conoscete quelli che sono i regolamenti e le possibilità dei consiglieri comunali di prendere visione di tutti, ma probabilmente non si ricorda che i documenti di bilancio vengono composti di interventi e PEG declinano come vengono spesi quei soldi. Ma anche questo forse viene detto per mistificare la realtà. Si parlava dei soldi sulle entrate capitali. Beh, ormai tutto il mondo sa che la spesa dei fondi europei, definiti in generale, poi suddivisi da fondi PICS e PNRR, vengono contabilizzati a rendicontazione. Non a caso il dibattito che noi sindaci insieme all'ANCI abbiamo portato all'attenzione di ogni organo, che è quello di accelerare il più possibile quelli che sono anche i pareri degli altri enti, per consentire agli enti di poter spendere, di poter rendicontare e di poter appunto realizzare le opere. Mentre invece qualcuno questo addirittura lo riporta come un demerito dell'amministrazione. Veramente penso che siamo al paradosso. Però lo capisco che ormai il dibattito politico per qualcuno è diventato solamente una continua accusa, un qualcosa che va oltre le idee e la risoluzione dei problemi. Ma la colpa anche di questo è mia, ma d'altronde il sindaco è l'accentratore di tutte le responsabilità, ma questa sicuramente
Sì, ma soprattutto, cari consiglieri comunali, quando si dice che il bilancio non è in equilibrio, un bilancio fittizio, un bilancio falso, perché l'avanzo è stato utilizzato per portare il bilancio in equilibrio. Anche qui, una bugia enorme, l'avanzo può essere utilizzato solo ed esclusivamente per coprire le spese di investimento. E quindi, voglio dire, perché non si dicono le cose così come sono? Ne posso capire una volta, ma ho sentito troppe cose che danno una visione completamente diversa da quelle che sono le leggi contabili. Noi l'avanzo di amministrazione, l'abbiamo spiegato anche nel bilancio di previsione, lo stiamo mettendo a copertura in una voce specifica per l'aumento dei costi. Oggi nel mondo abbiamo avuto degli aumenti dei costi, non ad Aversa, solo in questa stanza, in tutto il mondo, in tutta la nostra regione e in tutta l'Italia. C'è un dibattito spaventoso che preoccupa l'economia mondiale e oggi si viene a dire che noi utilizziamo l'avanzo, che può essere utilizzato solo per le spese di investimento, per riequilibrare il bilancio. Ma perché? Perché fino a che punto ci si vuole convincere di una cosa che non è possibile? Poi qua ci stanno i dirigenti, ci sta la segretaria, scusami Presidente, ci sta un funzionario, possiamo chiamare i revisori dei conti, possiamo chiamare tutti, possiamo andare a prendere i testi dei regolamenti contabili, andiamo a vedere chi è che dice il vero e chi è che dice il falso. Noi l'abbiamo spiegato la volta scorsa. L'avanzo di amministrazione, che circa 1 milione di euro, lo utilizzeremo per coprire gli aumenti dei costi, per fare in modo di far partire i cantieri, accelerare le opere e dall'altro lato aumentare la rendicontazione in modo da incamerare il più possibile quanto abbiamo avuto da decreto di finanziamento. Quindi questo, voglio dire, è veramente tutto il contrario di quello che noi stiamo facendo. Noi stiamo facendo un'operazione per dare dignità ad interi quartieri. Acceleriamo la spesa di investimento, avremo i finanziamenti perché andiamo a rendicontare le opere da parte della comunità europea, e quindi credo che stiamo facendo un'operazione di qualità. Poi, dove vogliamo andare a investire l'avanzo e quale opere vogliamo far partire? Come si può vedere dai documenti contabili, noi abbiamo aperto un intervento generico, sarà discussione delle commissioni di competenza. Sarà fatto un ragionamento di opportunità rispetto a quelle che sono le priorità della città. Quindi non comprendo perché vengono anche utilizzati degli esempi a modo veramente populista ma infondato. Non vogliono fare A, non vogliono fare B, ma non è così. Non è assolutamente così e lo dimostrano gli atti. È evidente che a causa degli aumenti non potrà partire tutto secondo il cronoprogramma che ci eravamo fatti 1 anno e mezzo fa, ma non è certa colpa né di questo sindaco né dei sindaci di tutta Italia se i costi si sono triplicati in alcuni casi. Però con rigore, con determinazione, si applicano le scelte che vanno nella direzione di procedere con delle priorità. Priorità che non è che le sceglie il sindaco o il presidente del consiglio, bensì lo scegliono gli organi deputati, gli organi collegiali che sono presenti nel nostro statuto e nel nostro regolamento di consiglio comunale. Quindi il dibattito stamattina non può essere incentrato, secondo me, con questi toni, Presidente. A me dispiace sottolineare questi aspetti, ma ne vale anche dell'immagine che vogliamo rappresentare di un'istituzione, ancor prima che di parti politiche. Poi magari una parte può avere come priorità una cosa, un'altra parte può avere una priorità un'altra opera, ma è lì che noi ci dobbiamo confrontare. Non penso che qui ci sono dei criminali, ma in ogni caso non è sicuramente questo il luogo dove
emanare delle sentenze, ci sono altri organi, si andasse da altri organi, si spiega, si espone, si fa un esposto, si fa una denuncia, ci sarà un'attività inquirente, un giudice che dirà che come siamo qui sopra, siamo tutti quanti dei truffantini, così come ci è stato detto, perché utilizziamo un metodo illegale. Io trovo veramente, guardate, altre volte mi accaloro, stamattina non mi accaloro, perché ormai ho capito che è un metodo politico che chiaramente non condivido, immagino che la maggior parte di voi non lo condividete, però voglio dire, non possiamo sicuramente tacere, ed è per questo che ritengo che anche quest'anno si è fatto un ottimo lavoro. È vero, e non lo nascondiamo, tant'è vero, l'attività coattiva è un'attività di riscossione che difendiamo in ogni modo, perché per noi il principio che stava passando, che ad Aversa i tributi potevano non essere pagati, tanto non succedeva niente, per noi era inaccettabile. È evidente che l'effetto deterrente della riscossione coattiva avrà una ricaduta, non può avere una ricaduta a 8-9 mesi, ma avrà una ricaduta, così come ce lo indicano anche le statistiche su altri enti, che avrà una ricaduta dai 2 ai 3 anni come deterrente rispetto alla riscossione ordinaria. Anche perché, se andiamo a vedere, i dati della riscossione coattiva sono esponenzialmente sempre in crescita, perché vuol dire che se prima c'era una forte evasione ordinaria e quindi abbiamo dei numeri alti in prima battuta, dopo avremo una tendenza diversa, perché la cassa oggi ci dice che abbiamo oltre 20 milioni di euro che servono chiaramente a migliorare anche i tempi di pagamento rispetto ai fornitori, rispetto alla questione che noi abbiamo dei debiti fuori bilancio. Va bene, Presidente, grazie, mi scuso, devo rispondere un attimo alla prefettura, quindi concludo. No, Sindaco, giusto per chiarire, nessuno ha parlato mai di criminali e truffaldini, sono termini mai utilizzati. Era solo questo appunto che le volevo dire, giusto per chiarire, perché poi sono parole che rimangono a verbale ed è giusto che venga chiarito. Consigliera, velocemente, per favore. Allora, leggo parere dei revisori, le conclusioni. Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residuo, ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta, ponendo la medesima condizione rispetto alla mancata approvazione degli emendamenti al bilancio di previsione 2022-2024 classificati con il numero 5 e il numero 6. Questi emendamenti andavano ad utilizzare quei famosi fondi di 990.000 euro. Ok? Allora, poi rispetto invece al PNRR, che la rendicontazione si fa alla fine, eccetera, l'organo di revisione invita l'ente ad adottare le procedure sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei fondi del PNRR, anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAC 48 del 15/12/2021 di Arconet. Quindi significa che l'ente ancora non si è attrezzato a fare questo tipo di rendicontazione. Dopodiché, guardi, mi dispiace che il sindaco sia andato via, ma io spero tanto che il sindaco mi quereli e spero anche che qualcun altro mi quereli, perché così poi di alcune cose andiamo a discutere in sede giudiziaria, che è una sede molto diversa dal Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, consigliera D'Angelo, ci sono altri interventi. Prego, consigliera Motti, Luisa Diana Motti. Allora, come anticipato, Luisa Diana Motti, indipendente. Sarò molto molto breve. Io l'altro ieri ho fatto un confronto tra, scusate i numeri, l'allegato 1 del bilancio di previsione e
l'allegato 3 dell'assestamento. E faccio una piccola, giusto per analisi. Allora, noi lunedì scorso, quindi parliamo di 5 giorni fa, abbiamo approvato, è stato approvato in questa aula, il bilancio di previsione 22-24. L'abbiamo già detto che un bilancio di previsione approvato a luglio ha poco di previsionale e è aperto lo sguardo ad analisi politiche che abbiamo riportato in quel contesto. La prima cosa che abbiamo visto lunedì scorso è che già dall'allegato 1 si vede che le spese superano le entrate. Chiaramente parlo del totale delle entrate finali e il totale delle spese finali, non di tutti i titoli. Allora, nell'analisi abbiamo messo a confronto i dati previsionali con quelli reali rinvenibili su Siope. E che cosa si è visto allora? Che dei 134 milioni e più previsti per il 2022, Siope rilevava a quella data solo poco più di 11 milioni di incassi reali e 19 milioni di incassi da regolarizzare, perché Siope rimette negli incassi da regolarizzare gli incassi che non hanno avuto ancora destinazione specifica nei titoli, per cui potevano essere tutti dal primo al 9. Li abbiamo considerati appartenenti tutti ai primi 3 titoli, per cui possiamo dire che si arrivava a considerare un incasso di 31 milioni rispetto ai 134 previsti. Questo è quello che abbiamo detto allora e abbiamo verificato che, partendo da questa analisi, mancavano a luglio chiaramente 103 milioni. Abbiamo in quella sede considerato, perché va ampiamente considerata, la fisiologia dei tempi IMU e dell'IRPEF. È giusto anche considerare le entrate in conto capitale. Tant'è vero che questa analisi fu fatta proprio considerando i primi 5 titoli e diciamo che arrivavamo a poter parlare lunedì di un incasso di circa il 24% ipotetico, mettendo i 19 milioni. Volendo fare l'analisi dei primi 3 titoli, le cose cambiavano, ma non miglioravano molto. Allora, a questo punto invece, con l'assestamento, il tesoriere ci restituisce i dati al 12 luglio. Allora, da questi dati che cosa abbiamo? Io riporto direttamente solo i primi 3 titoli. Leviamo l'entrata in conto capitale, che, come ha detto la consigliera D'Angelo, abbiamo solamente 118.000 euro, ma consideriamo la possibilità di averli a dicembre, quindi trovo giusto di poterli eliminare volendo andare a considerare solamente l'analisi, che è quella che ci preme, delle entrate. Oddio, dovremmo levare anche il 2, trasferimenti correnti, ma lasciamolo, perché le situazioni dei comuni sono quelle che sono, per cui veramente spesso senza i trasferimenti correnti non si può andare avanti. Quindi la mia analisi è fatta sui primi 3 titoli. Allora, facendo l'analisi di questi primi 3 titoli, scusate se riporto numeri, ma sono utili. Aspettate un attimo. Dal bilancio di previsione, il titolo 1 porta 46 milioni e mezzo di previsione di cassa, 38,7 di competenza. Per i non addetti al lavoro, praticamente noi pensiamo di prelevare, di incassare 38 milioni e mi corregga se sbaglio qualcuno, perché io non sono di questo campo, 38 milioni e 7 per quest'anno, e il resto sarebbero residui. Quindi 38 milioni e 7 più i residui, arriviamo all'ente lavora considerando l'entrata di titolo 1 di 46 milioni. Il tesoriere al 12 luglio ci restituisce 7 milioni e 66. Trasferimenti correnti siamo messi meglio chiaramente, è perché abbiamo il bilancio di previsione 12 milioni 980 e incassiamo 3 milioni, insomma diciamo circa 4 milioni.
mentre le entrate di, extratributarie sono importanti, 27 milioni e 3, 3 milioni e 500. Vado un attimo ai totali. I totali sono che la mia città pensa a luglio di incassare 86 milioni 813 per i primi tre titoli, io parlo di cassa, e ha incassato al 12 luglio 14 milioni 583, che detto in percentuale, non mi vorrei imbrogliare, non mi fate dire errori, che l'ho fatto, mi pare che siamo sul 16,79% di riscossione. E sicuramente questi dati, veramente sono felice se ho sbagliato tutto, ci riprovano che anche l'assestamento restituisce grossa preoccupazione sulla capacità di incasso e sul rischio di elevata produzione successiva di residui. Parlando di residui, voglio fare solo un'osservazione. Ho guardato, non mi ricordo il numero dell'allegato, ma gli addetti ai lavori conoscono bene qual è l'allegato dei residui, per la curiosità di provare a fare qualche analisi politica, chiaramente. E non l'ho proprio preso in considerazione, perché non so, sicuramente può essere che non andavano ammesso, non lo so, ma mancano i residui di competenza alla data, motivo per cui lavorare senza i residui di competenza non mi dà, perdo tempo, non mi dà la possibilità di fare un'analisi corretta. Un'ultima osservazione, perdonatemi il sorriso, insomma, la volevo fare, ma proprio per la città, perché qualcheduno mi ha detto, scusami Luisa, ma stiamo sentendo in particolare sugli emendamenti del consigliere Stabile e del consigliere Santulli, che si è sentito, e loro sentivano parlare di avanzo di amministrazione, per cui il cittadino normalmente dice scusate ma non stiamo in disavanzo. E quindi mi sembra corretto dire questo. Allora, in effetti c'è da dire che realmente stiamo in disavanzo di 20 milioni e tot, ma la legge lo permette questo, per cui sia ben chiaro che non è che noi possiamo ripianare per una parte, ed è sarà stato fatto tutto quanto bene. Però voglio dire che dovrebbe essere, non so cosa mi sta, la quota di ripiano di quell'anno. Questa è la mia conoscenza. E infatti, ma quello l'avanzo è tutto totale, che poi porta tutte le varie parti. E ok, per cui la legge permette alla discrezionalità dell'ente di dire lo voglio utilizzare o no. Perché la logica, la ratio della legge, presumo, sia quella di dire ok, io ripiano quest'anno, non mi ricordo, noi sono 3 milioni e mezzo, se non sbaglio, 4 milioni. Ripiano quest'anno, quindi questi li comincio a utilizzare. Okay. Io però una considerazione politica la devo fare. La devo fare è che praticamente noi questo ripiano, cioè questi soldi che sarebbero dovuti entrare, penso già, i 4 milioni, noi li consideriamo entrati, e la legge lo permette, sugli accertamenti esecutivi. Cioè sarebbero praticamente, noi siamo andati a fare accertamenti dell'IMU, correggetemi se non mi ricordo bene, perché dell'IMU, su proprio accertamenti esecutivi sarebbero proprio alle persone morose, a quelli che non hanno pagato. Quindi che si sappia che possiamo fare tutto questo, è una scelta politica che ha fatto l'amministrazione, chiaramente ci auguriamo che tutto vada bene, ma comunque è una scelta, è una risoluzione ipotetica, nel senso che noi non sappiamo se questi soldi del ripiano entreranno o no, ma la norma lo permette. La norma lo permette perché la pubblica amministrazione si fonda molto sulla discrezionalità amministrativa, perché la legge dice quello che si deve fare. La discrezionalità invece apre le porte a quello che si può fare, si potrebbe fare, ed è importantissimo, perché altrimenti ingessiamo le pubbliche amministrazioni, ma quello che si può fare, si deve fare,
unicamente per il bene della città e di una sana gestione dell'ente, per fare in modo che quelle che noi riportiamo non siano solo chiusure contabili, perché certe volte sono importanti anche quelle, ma praticamente siano soluzioni che diano vita alla città. Io vi ringrazio e saluto tutti. Grazie consigliera Motti. Si è prenotato il consigliere Santulli. Prego consigliere Santulli. Grazie Presidente, volevo chiedere se posso intervenire rimanendo seduto. Ci mancherebbe, prego. La ringrazio. Come tutti sanno, scusatemi se parlerò lentamente, cercherò di farmi così capire meglio. Questo è un momento particolarmente difficile per tanti motivi. In questi giorni molte amministrazioni, come la città di Aversa, affrontano i problemi di bilancio. Alcune si arrangiano risolvendo i loro problemi rasentando l'articolo 643 del codice penale. Non è consigliera Motti, il caso di sostituire un attimo, per favore. Aversa, non affrettatevi a cercare sui telefonini l'articolo 643 del codice penale. Contempla la circonvenzione di persone incapaci. Come dicevo, non è il caso di Aversa, perché il nostro sindaco conta su una panchina lunga, riserve pronte a sostituire i titolari. Voti strani in consiglio e assenze sospette lo lasciano intuire. Cani sciun e fessi, dicono a Napoli. Però i conti, nonostante tutte queste belle cose, continuano a non tornare. Cifre falsate che non riescono e non riusciamo a riscontrare. Però, grazie ai numeri dei consiglieri consenzienti, la barca va. Questo equilibrio di bilancio di previsione 22-24 si mantiene in piedi grazie alla mancata approvazione degli emendamenti 5 e 6 presentati al bilancio, così come precisato dalla dirigente Accardo, che lo ha scritto anche nell'approvare la relazione dell'assessore relativamente a questi equilibri, e anche segnalato nel parere dei revisori dei conti. Però il nostro sindaco Golia, il sindaco dei fatti, come ci ha detto anche stamattina, ci deve spiegare, quando dice che non ci sono i soldi per la bonifica della pista e per fare gli ossarietti al cimitero, come mai ancora nell'allegato 2 delle variazioni al bilancio 22-24 troviamo 990.000 euro per acquisti di terreno, cioè ci stanno 990.000 euro per acquisti di terreno.
noi siamo il sindaco dei fatti, dobbiamo risolvere le cose. Poi non facciamo le cose, pensiamo agli acquisti di terreno. L'avanzo di amministrazione, allora, serve o non serve, come avete detto voi, a coprire l'aumento dei costi? Se ci stanno 990.000 euro per comprare ipotetici terreni, sta scritto qua, l'avete scritto voi, ma è inutile che fai no, castagne e carte, villa, ma chi vuol brusare, fammi capire. Ah, papazzini. Scusatemi, io non mi posso arrabbiare, fatemi stare quieto, state zitti, se volete intervenire, intervenite, ma fatelo come si fa, in modo istituzionale. Eppure ci sono le dichiarazioni del sindaco fatte nel momento in cui abbiamo parlato del bilancio, sono registrate. Poi io mi domando, dal mese di maggio scorso, che cosa è stato fatto dopo che è stata inviata una lettera alla SMA Campania per quella famosa bonifica del suolo di Carinaro, cioè che sta nei pressi di Carinaro, dove deve sorgere la pista di atletica. Lei diceva che forse i 500.000 euro richiesti dal mio emendamento non fossero sufficienti per fare la bonifica, ma io mi chiedo, nel frattempo ha fatta fare una valutazione, un preventivo dei lavori da realizzare? Non lo so, mi piacerebbe che ce lo spiegassero. Allontaniamo le mistificazioni e la demagogia, cerchiamo di essere concreti, ci troviamo di fronte a fatti, non a chiacchiere, e ci sono le possibilità di farle le cose. Poi non ci dobbiamo risentire quando io faccio certi esempi. Provi il sindaco a dimostrare, tenuto conto di questi 990.000 euro che stanno lì appostati per acquisto di terreni, di dare un segnale forte alla città, ai cittadini, rispetto ai quali lui vuole dimostrare la sua sensibilità nei confronti dei problemi concreti. E soprattutto quando già io ho segnalato che qui si tratta di risolvere i problemi che riguardano il benessere dei giovani e dei cittadini, un benessere che si può conseguire anche attraverso lo sport. Il sindaco ci dimostri nei fatti, non nelle promesse, nelle cose che si fanno, che lui è lontano da quelli che irresponsabilmente potrebbero fare e non fanno. Grazie. Grazie consigliere Santulli. Ci sono altri interventi? Prego sindaco, per una grazie, precisazione. Grazie presidente. Mi corre l'obbligo specificare, premesso, che i consigli comunali sono restano in streaming, quindi voglio dire, quello che io ho detto la scorsa volta è chiaro ed evidente e non è sicuramente quello che è stato riportato in questo civico consesso. Un chiarimento: come prima avevo provato a spiegare, che gli schemi di bilancio vengono redatti per aree di intervento. Il microaggregato 2, interventi fissi d'ordine e acquisto di terreni, che porta la voce 990, insieme poi alle gestioni dei beni demaniali, patrimoniali, servizi istituzionali o generali di gestire, che è il totale, viene declinato poi nel PEG, dove viene esploso il totale e viene declinato su quali azioni vengono spese. A me dispiace che
non si pone prima di tutto una domanda, dice ma che vuol dire? Perché poi voglio dire, non è che tutti possiamo sapere tutto, io lo comprendo, però un attimo dopo la polemica politica, le posizioni, che ci sta, io lo capisco, onorevole, però un attimo dopo o un attimo prima, ma possiamo capire di cosa stiamo parlando? Perché dal microaggregato si legge questa voce? E io, l'assessore, il dirigente, i consiglieri comunali, chiunque, bastava dire, onori, andiamoci a vedere il PEG, perché se effettivamente così ci è sfuggito, ragioniamo, proviamo a trovare una soluzione condivisa, perché questo è il nostro ruolo. E avremmo capito che nel PEG i 990.000 euro vengono appunto appostati per il completamento definito qui nel capitolo 2550.000 per il completamento delle opere che stavamo parlando prima. Ma lo dico non perché uno vuole essere esaccente, perché veramente vuole essere anche un invito. Va bene la critica, il dibattito, le posizioni diverse, però dopo un attimo ci fermiamo e diciamo guardate che il PEG declina, qua non si acquista nessun terreno, andiamo a fare quello che abbiamo detto, le opere di investimento perché abbiamo imputato l'avanzo. Tutto qui. Poi, ne abbiamo anche detto la volta scorsa, dobbiamo accelerare la rendicontazione, utilizziamo questo avanzo in questo mese e mezzo, tant'è vero che dal Ministero già arriva la comunicazione agli enti locali, mandateci l'avanzamento dei lavori con l'aumento dei prezzi che noi vi restituiamo quanto avete anticipato. Quindi noi adesso stiamo anticipando per far partire i cantieri utilizzando l'avanzo. Partono i cantieri, parte la rendicontazione, ci restituiscono la quota che noi abbiamo messo dall'avanzo e con quel 1 milione di euro andiamo a fare le cose che condividiamo, sia i loculi, sia la bonifica, però c'è un tema. Noi oggi non abbiamo il quadro preciso di quanto ci vuole, perché anche questo io ho detto attiviamoci insieme, facciamo fare il preventivo, la caratterizzazione, in modo che abbiamo un quantum, perché per me potrebbe bastare 50.000 euro, ma nei fatti ce ne potrebbero volere 1 milione di euro. Allora i passaggi devono essere questi, dobbiamo utilizzare il linguaggio della chiarezza nel rispetto istituzionale dei ruoli di ognuno di noi. Oggi l'avanzo lo utilizziamo per accelerare la rendicontazione e la partenza delle opere. Rendicontando il governo restituisce la parte in più che era fuori dal primo quadro economico a causa degli aumenti dei prezzi. Contemporaneamente si rendiconta anche la parte di investimento che era prevista prima dell'aumento dei prezzi, in modo che noi la parte che ci viene data di restituzione la decliniamo negli interventi che abbiamo già condiviso prima ancora di questo civico consesso, perché nel piano triennale insieme siamo andati sulla pista di atletica a verificare l'apertura del cantiere. Quindi è evidente, al di là della mia persona, che se vengo in qualità di sindaco vuol dire che c'è una volontà dell'intera amministrazione di far partire quell'opera. Allora io chiedo, caro onorevole, è vero, oggi non parte, ma sto dando una motivazione politica e anche tecnica, situazione in cui noi ci siamo trovati non per volontà dei presenti, ma perché nel mondo si è verificato un aumento sproporzionato dei prezzi. E questa è l'unica soluzione che oggi possiamo mettere in campo per accelerare la rendicontazione, far partire le opere e richiedere la restituzione al governo di quelle cifre che non erano previste perché imprevedibili. Questo è quanto. Spero che sia stato quanto più lineare e chiaro nel ragionamento e spero che da domani mattina tutti quanti noi insieme lavoriamo per dare le giuste soluzioni con il giusto cronoprogramma sulle opere pubbliche, perché più velocizziamo la partenza dei cantieri, più velocizziamo la parte di partenza di altri cantieri, tra cui prioritariamente, lo ribadisco, i loculi al cimitero e la pista di atletica. Tant'è vero, la pista di atletica
è uno di quegli interventi che tutti, a prescindere da chi ci ha lavorato una vita intera, che qualcuno può pensare, dice, vabbè, l'onorevole Santulli siede nei banchi della minoranza, è una sua battaglia, Presidente, il sindaco non gli vuole dare la visibilità. Non è così, tant'è vero, 3 mesi fa, quando fu, l'onorevole Santulli sedeva già nei banchi della minoranza e io andai insieme a lui per prendere, per consegnare l'area alla ditta che la recintate con grande entusiasmo, con grande gioia, perché al di là di tutto è un'opera che inaugureremo noi. Quindi egoisticamente, se dovrei fare un ragionamento egoistico, a me conviene che quell'opera venga inaugurata, non che venga bloccata. Allora, questo è quanto. Spero di non dover ritornare su questo tema e sull'applicazione dell'avanzo. Grazie. Grazie. All'esterno sulla destra. Per fatto personale, consigliere Santulli, o vuole fare un intervento? No, voglio... Il sindaco ha segnalato alcune questioni. Io brevemente... Prego, prego. Vorrei sostanzialmente dire al sindaco che mi auguro intanto che immediatamente gli uffici, perché non è una cosa che dobbiamo fare noi, c'è il RUP, si occupi di far fare un preventivo per valutare, ma nell'immediato, quanto può costare quella bonifica. Dopodiché mi auguro allo stesso modo che i primi soldi che ritorneranno a questo ente, così come precisato dal sindaco, saranno impegnati per quest'opera. Grazie. Grazie consigliere Santulli. Prego consigliere Romano. Buongiorno a tutti, Roberto Romano, Movimento Insieme per il Futuro. Io, come direbbe il consigliere Stabile, che stamattina non è presente, ho un po' di difficoltà a seguire questo consiglio comunale. È vero che parliamo di temi tecnici e non sono un laureato in economia e commercio, ma questa settimana molto tempo l'ho trascorso con un amico revisore dei conti che mi ha dato qualche consiglio. Vedete, la difficoltà sta in questo, che noi ascoltiamo purtroppo degli interventi che ormai hanno rasentato la noia. Sì, la noia, perché noi veniamo in consiglio comunale e soprattutto alcuni consiglieri comunali vengono in consiglio comunale solo ed esclusivamente per fare provocazioni e non tentare una proposta costruttiva. Perché chi viene in questa assise e dice siete dei truffaldini, usate il sistema Ponzi, siete questo, siete quelli, per me non viene in consiglio comunale con una certa serenità e cercando di dare consigli. Gli stessi consigli che potevano avvenire in commissione bilancio e che stranamente attraverso relazione, quindi attraverso verbali di commissione bilancio, alla presenza dell'assessore Francesca Saiocco, nessuno, tranne la Presidente, chiede delucidazioni. Quindi un silenzio, tombà. Quindi queste commissioni, signori cari, insomma, già stiamo in un momento di difficoltà, figuratevi un poco se le commissioni le vogliamo far funzionare. Poi si dice, perché, guardate, quello poi è bello parlare, no? Dice, Romano ha parlato della terza guerra mondiale estrapolando da un discorso che io ho fatto, eccetera. Ma qua la guerra in testa, secondo me, ha tenuto proprio buchio. La guerra in capo, come si suol dire.
perché si viene qua e si dice moderi termini, chiedo per scusa, chiedo scusa, mi sono fatto prendere mozione d'ordine, chiedo scusa, mi sono fatto prendere Presidente, mozione d'ordine, Presidente, mi sono chiesto, Presidente, mi sono fatto prendere un attimo dalla cortesia, non è possibile, però dicevo Presidente, non è possibile essere assomati in questa maniera dal braccio destro di Putin. Santoni prima ha detto addirittura il cartista stava stracciando un bacio all'assessore, io per fare una dichiarazione, diciamo, e mi sono lasciato andare e chiedo scusa al Presidente. Che sta dicendo? No, veramente, allora, consigliere Romano, lei deve chiedere scusa a noi, non al Presidente. Allora, consigliere Oliva, per no, Presidente, mozione d'ordine. Il consigliere Romano consigliere Oliva, deve chiedere scusa all'Assise, non deve chiedere scusa a lei. Va bene. Continui per cortesia. Allora, si dice... chiedo scusa all'Assise perché mi sono fatto prendere un attimo dalla foga, però diciamo, incassiamo poco e spendiamo troppo, io dico spendiamo il giusto, e si dice che incassiamo poco, poi si viene a fare una mozione in consiglio comunale dicendo i cittadini li state tartassando, il rigore, la vostra trasparenza, la vostra legalità supera qualsiasi limite, e allora l'uno o l'altro, ma ci siete o ci volete fare? Noi non lo sappiamo, però sappiamo solo una cosa, che nell'impegno totale, e quando si dice che qualcuno ha detto il mio voto non è scontato in Assise, è proprio per questo, perché quando facciamo le riunioni di maggioranza noi andiamo a fare veramente discussione propositiva, non sterile, come qualche volta si fa altre parti. Noi abbiamo detto di questo milione di avanzo di investimento, non è il milione di avanzo che noi sappiamo che teniamo il disavanzo di 19 milioni di euro, ma è un avanzo di investimento. Questo milione come lo usufruiremo? È in quel momento che noi di maggioranza ci siamo confrontati. Quando io ho detto qua se non si spendono i soldi per i loculi, io il voto non lo posso dare. E si è trovato poi la strada di fare i loculi e poi altre cose come i parchi pubblici, quando abbiamo fatto la discussione sui parchi pubblici con l'assessore, eccetera. Poi è subentrata l'esigenza degli aumenti, e quando si parla del... diciamo la guerra mondiale, si parla anche di questo, aumenti spropositati del 20-30% sulle materie prime, ci impediscono di fare i lavori oggi, quelli là che noi ci siamo programmati. Ma chi è che a casa non si era programmato una spesa e oggi si è vista quasi raddoppiata? Tutti. E allora ci vogliamo nascondere dietro al dito? La verità è questa. Questo milione di avanzo di investimento lo paghiamo per gli aumenti che ci sono stati. Poi rendicontiamo e ci verranno restituite e faremo quello che dobbiamo fare, quello che ci siamo impegnati di fare con i cittadini che ci giudicheranno. Non sarà certamente i vostri sterili interventi che ci potranno far cambiare idea. Qui non stiamo truffando nessuno, non abbiamo bisogno né del sistema Ponzi né dell'articolo 643 del codice penale. Noi abbiamo bisogno solo di serenità, vogliamo lavorare anche insieme alla minoranza per questi temi, ma che siano una minoranza propositiva e costruttiva. Grazie. Grazie consigliere Romano, ci sono altri interventi. Prego consigliere Dello Vicario. Consigliere Dello Vicario, non è intervenuto già lei? Ah, vabbè. Era una battuta, ovviamente. Residuo della volta scorsa. È vero, non ho parlato tanto. No. Allora, innanzitutto... ringrazio il Presidente per avermi concesso la parola, buongiorno a tutti, a coloro i quali ci seguono da casa, e un piccolo appunto al mio amico Roberto sulla sterilità dell'opposizione in tema di
di riscossione dei tributi. Io penso che noi siamo stati determinanti per la leggera accelerata della riscossione dei tributi, che adesso va verso l'ipotesi più plausibile, quella della rateizzazione e dell'aiuto al cittadino nel aver trasformato alcune cose che non andavano, e soprattutto merito dell'opposizione. Grazie per questo. Poi, nell'iniziare il mio discorso, questo consiglio che oggi ci occupa è strettamente collegato al bilancio di previsione 2022-2024. La variazione di assestamento generale e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi. Grazie. L'articolo 193 del TUEL prevede per gli enti locali l'obbligo di rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, oltre che il pareggio finanziario complessivo, tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6 del TUEL. Entro il 31 luglio di ogni anno l'organo consiliare deve provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le necessarie misure di riequilibrio, il ripiano dei debiti fuori bilancio, l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Un bilancio di previsione approvato a fine luglio 2022, come ha poc'anzi detto l'amica Luisa, ha poco di previsionale. Basta mettere a confronto i dati di previsioni con quelli reali, rinvenibili su SIOPE. Dei 134 milioni e più previsti per il 2022, SIOPE rileva a questa data solo poco più di 11 milioni di incassi reali e altri 19 milioni di incassi da regolarizzare. Nel migliore dei casi circa 31 milioni rispetto ai 134 previsti. L'allegato che più rappresenta la situazione contabile di questo ente, come hanno esposto poc'anzi la consigliera D'Angelo, è il numero 3. Perché dà la fotografia degli incassi e delle spese sostenute dall'ente fino al 12 luglio 2022. A quella data, a fronte di incassi da titolo 1, 2, 3 e 5 per poco più di 14 milioni di euro, abbiamo uscite per circa 23 milioni di euro, precisamente 22.918.722. Di questi 22.918, la spesa corrente è di 21.480.188. Quindi c'è un disallineamento tra entrate correnti e spese correnti, che è sostanzialmente spesa rigida, non modificabile dall'ente, di circa 9 milioni di euro per il primo semestre. Nel primo semestre l'ente ha incassato 6.652.903 di entrate per conto terzi o per partite di giro e ne ha versate solo 4.774.457. Quindi finanziariamente ai circa 9 milioni di cui prima si aggiungono circa 2 milioni di euro per le partite di giro. Come si può risolvere? Io invece forse userei, cioè ricorderei un mio collega, forse non sono famoso come lui, ma utilizzerei proprio la figura di Azzeccagarbugli per poter spiegare, ma senza offesa alcuna, perché c'è necessità e dove c'è la necessità c'è la virtù, quindi non si poteva fare di meglio con queste disastrate finanze. Con il fondo cassa iniziale che è di circa 11 milioni e mezzo, di cui però circa 10 milioni sono fondo vincolati, cioè soldi con una specifica destinazione utilizzati per la spesa corrente. Il 31 luglio di ciascun anno è il termine entro il quale il Consiglio Comunale deve adottare, oltre alla delibera di salvaguardia, anche la deliberazione di assestamento generale, articolo 175,8 del TUEL. Con l'assestamento generale si verifica, anzi si dovrebbe verificare, l'attendibilità di tutte le voci del bilancio, sia di entrata che di uscita. Io poi non riesco a capire come si fa a verificare in un così breve lasso di tempo. Infatti io... cioè, auspico per il futuro, oltre alla partecipazione del bilancio di tutti i consiglieri, che vedo che non è che hanno partecipato tantissimo al bilancio, e me ne scuso se qualcuno ha partecipato, anche una certa organizzazione da parte dell'ente, anche per non addossarci di tutti questi
di queste cose a noi non tanto comprensibili, dobbiamo fare uno sforzo immane per capirli. E quindi, oltre alla verifica di tutte le voci del bilancio, siete entrate ed uscite, io inviterei ancora una volta ad un controllo analitico dei parametri deficitari, che ove mai si riscontrassero degli errori, ove mai, perché qua ti accusano, appena dici una parola ti potrebbero accusare, ove mai si riscontrassero degli errori, coloro i quali li hanno commessi potrebbero incorrere in un reato molto grave che si chiama falso in bilancio. Ora, voglio un altro piccolo suggerimento all'amministrazione e riguardo al registro unico delle sentenze. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma per quest'anno per la prima volta è apparso nel DUP. Non so se qualcuno l'avrà letto. E hanno recepito un'altra piccola azione dell'opposizione. Quindi ringraziamo per questa apertura. La consigliera D'Angelo ne ha parlato varie volte del registro unico delle sentenze, che potrebbe creare una certa trasparenza, in particolare di tutte, cioè trasparenza e cronologia di tutte le sentenze che vengono notificate a questo ente. Si potrebbero evitare tante richieste che noi consiglieri facciamo con questo registro unico. E mi complimento per averlo inserito nel DUP. Penso che fra una decina d'anni, se continuerà questa amministrazione, vedremo la luce di questo registro, chiaramente. Dopo aver discorso in maniera tecnica ma molto sintetica di questo riequilibrio del bilancio, voglio tornare un po' alla politica e voglio ricordare a tutti l'ultimo intervento in sede di dichiarazione di voto di Clotilde Crisculo nell'ultimo consiglio sull'approvazione del bilancio previsionale. Parlava di un bilancio non partecipato. Dopo questa grave accusa mossa dalla consigliera è calato un silenzio assordante da parte di coloro i quali avrebbero dovuto smentirla. Mi corre l'obbligo a tal proposito complimentarmi con la consigliera Diana, che nonostante sia un membro di questa maggioranza ha confermato che questo bilancio non ha trovato la partecipazione della consigliera Crisculo. Io penso che non ha trovato la partecipazione di buona parte dei consiglieri della maggioranza, anche per allora, un attimo, se da coloro i quali, Maria scusami, dopo quando finisco magari mi dici, io pensavo, vabbè comunque, smorziamo le polemiche, dopo mi risponderai Maria, non c'è problema, diciamo. Consiglieri, per cortesia, consiglieri, consigliere Scuotri, Danzi, perdonate, Scuotri. Lei è intervenuto anche lui. Fermatevi tutti e due, fate continuare il consigliere dello vicario, per cortesia. No. Consiglieri. Allora lo facciamo. Consiglieri, magari diciamo per la terza volta all'ordine. Consigliere Oliva, per cortesia. Consigliere Scuotri, Presidente, ma che vuole fare? Mi vuole espellere, Presidente? Non espello nessuno. È perché lei, per ho cortesia, visto che ha due pesi e due misure. Lei ha due pesi e due misure, Presidente. Vabbè, comunque avete finito? Io spiego che si continui. Continuiamo. Allora, io ho detto alle persone deputate a farlo, i consiglieri penso che hanno meno contezza della partecipazione della consigliera Crisculo. Io penso che gli organi deputati a farlo sono altri, questo intendo. Consigliera Diana, se intervenite un'altra volta mi costringete a sospendere il consiglio per due ore. Questa è la mia Quindi idea. Decidete voi, volete intervenire? Prego, fate pure. Questa è la mia idea. Questa è la mia idea. Comunque vado avanti. Spero che possa continuare. No, ma non per lei, per carità. Allora, a supporto di tale tesi, nessun consigliere di maggioranza ha fatto un intervento né politico né tecnico, tranne che per le dichiarazioni di voto sul bilancio previsionale che si andava a votare. Si sono limitati ad ascoltare le tante articolate critiche mosse dall'opposizione e in sede di dichiarazione alcuni di loro si sono limitati a dire che in futuro si dovrà fare meglio. Ed è un'onestà intellettuale che condivido. E meno male però che ci sono i fondi PNNR di cui usufruiremo, come ha detto il nostro sindaco, che non ci piovono addosso autonomamente, come non piovono addosso a nessun comune. Vedi per esempio il comune di Caserta, che ha avuto tantissimi fondi più di noi. Della nostra portata,
ma sono frutto di progetti approvati e prescelti. Qualche richiesta forse è stata dimenticata, però può darsi che sbaglio io a livello tecnico, perché parlando sempre di questa bonifica del sito della pista d'atletica, io per la verità però me ne scuso se sarò smentito dall'assessore Villano o dall'assessore Caterina, non è stato fatto una richiesta per una bonifica di un sito ad Aversa, perché vedete che tutte le richieste fatte in Regione Campania sono state tutte accolte per le bonifiche dei siti. Poi parlando di pista d'atletica e parlando pure dell'avvocata Secca Garbugli, penso che qualcuno mi capirà, io non ho visto richieste fatte per questa bonifica del sito. Quindi allora io mi auguro che oltre ad essere partecipato, il nostro bilancio la prossima volta avrà un'organizzazione tale da permettere a tutti, anche da renderlo più comprensibile ai cittadini. E alla fine del mio discorso voglio fare un appello che chiaramente non vuole essere offensivo, e anche una domanda a tutti i consiglieri di maggioranza, a cui veramente sono affezionati in 3 anni di permanenza in questo consiglio, e a molti di loro riconosco anche grande onestà intellettuale. Siete soddisfatti del modo di fare politica che ha permesso a questa consiliatura di andare avanti? In questo momento, e non sto chiedendo di abbandonare questa amministrazione, ma solo di cambiare rotta e di contrastare, magari anche domani, i consiglieri che siedono dalla mia parte un eventuale sindaco, se adottassero lo stesso modo di fare politica. La politica non è questa. Capisco, occorre l'intervento del legislatore, occorre dare meno potere ai consiglieri regionali, ci vogliono tante componenti. Dobbiamo recuperare però la nostra identità e dobbiamo riscattarci dal punto di vista morale. Solo così si può compiere quel famoso salto culturale invocato ma mai visto dal sindaco. Grazie. Grazie consigliere Lovicario. Prego consigliera Diana, voleva intervenire, prego. Grazie Presidente. Olga Diana, Moderati per Aversa. No, per fatto personale ci tenevo semplicemente a chiarire l'affermazione che è stata fatta. Innanzitutto io ho detto che le commissioni, anzi forse la commissione bilancio è quella che a noi non... Vabbè, è meglio tralasciare queste cose. I nostri incontri sono stati effettuati da tutti i consiglieri tranne dalla consigliera Criscuolo. E la mia affermazione è stata che la settimana scorsa il nostro bilancio già era tutto pronto, ma i lavori li abbiamo iniziati a maggio. Magari della consigliera Criscuolo ne riparleremo quando sarà anche lei presente, in modo che si potrà anche difendere dai complimenti e anche dalle accuse. Quindi evitiamo di parlare di chi non è presente. Presidente, una cosa. Le sto dicendo, non stiamo accusando nessuno e posso nominare chi voglio, penso, perché lei no, non mi deve aggiungere. Si sta sbagliando, lei non può nominare chi non è presente. Infatti io ho detto un'altra cosa, ho detto sia per le accuse che per se uno non è presente, lo fate quando sarà presente, di modo che potrà anche rispondervi. Ci sono altri interventi? Presidente, io posso... Prego, consigliere Oliva. Grazie Presidente. Oliva, Fratelli d'Italia. Presidente, oggi sono veramente deluso di come sia stato diretto il Consiglio Comunale da lei. Mi dispiace, ma glielo devo dire. Perché il sottoscritto, allorché disse al consigliere Romano e a qualche altro consigliere che parlava fuori microfono dicendo delle offese, vergogna, fu espulso da lei. Lei oggi ha assistito, perché era in aula, ad un consigliere comunale che già si è reso ridicolo sugli organi di stampa con le sue scuse all'approvazione del bilancio dicendo che l'ha fatto per evitare e scongiurare una catastrofe in tempi di guerra. Questo consigliere oggi viene qui, dice al microfono che tutti noi, lei compreso, perché lei è consigliere come me, come noi, ha la guerra in testa. Abbiamo tutti la guerra in testa, lei cosa fa? Nulla.
Io mi sarei aspettato che lei lo avesse espulso dall'aula. Ho fatto io l'intervento, l'ho appena anche risentito su YouTube prima di fare il mio intervento. Lei nulla ha fatto. Io ho chiesto mozioni d'ordine e ho chiesto al consigliere Romano che ci apostrofa di avere la guerra in testa. È veramente sentire un asino che dice che ha le orecchie lunghe al cavallo. Questo in quest'aula non deve essere consentito. Non deve essere consentito che sempre lo stesso consigliere Scuotri, che mentre gli altri parlano, interrompe. È diventato una cosa assurda. Sembra un circolo ricreativo. Noi, grazie a Dio, siamo espressione della cittadinanza. Le persone che vi hanno votato non credo che siano felici di quello che venite a fare qui. Comprendo bene che questa amministrazione non è più seguita da nessuno in questa città, e la platea ve la deve dire lunga. Nel momento più importante di un'amministrazione, che è il bilancio di previsione, c'erano in platea due persone. Oggi in equilibrio ce ne stanno quattro. Questo è evidente che non vi segue più nessuno. Però tra il fatto che non vi segue più nessuno e fare i buffoni, fare i pagliacci sui social in consiglio, non ve lo consento, perché questa è la massima espressione, è la massima. Deve moderare i termini. Espressione. Deve moderare, Angelino, i termini. Non ce l'ho sicuramente con lei. Lei è una persona correttissima, ma ce l'ho precisamente. E non modera i termini perché è un buffone con il consigliere Romano. Guardi, veramente non mi costringa ad adottare misure. Cercando di evitarlo. No, però se lei continua, mi obbliga a farlo. La richiamo all'ordine per la quarta volta. Io capisco che lei è stato eletto da questa maggioranza e giustamente c'è un occhio riguardo a questa maggioranza. Ma lei ha messo in atto due pesi, due misure. L'ha appena fatto. Ok, il consigliere Romano non può permettersi di fare quello che fa sui social qui. Deve ricordarsi che lui è espressione dei cittadini aversani. Deve venire qua e ci deve parlare di politica, se ci riesce. Ma non viene qui a insultarci. Io non posso stare seduto dopo 15 anni di consiglio comunale ad ascoltare una persona che ci dice che c'ha la guerra in testa. È veramente deprimente. Io guardate, ma lo dico a voi, perché voi fate parte di questa maggioranza e lo avete con voi. Questa è una cosa che la dovreste stigmatizzare, voi, anche voi, altrimenti ne siete complici. Non è possibile che un consigliere faccia quello che fa a noi, a voi. C'è il rispetto istituzionale. Io non mi permetterei mai di dirvi una cosa del genere. Parliamo sempre solo di politica. È vergognoso. Questi video, caro consigliere Romano, li vedranno le persone. Lei è fiero di quello che ha fatto. Grazie Presidente. Grazie consigliere Oliva, la lascio intervenire solo con termini e modi moderati, consigliere Romano. Assolutamente Presidente, se buffone significa è dire la verità, sarò anche un buffone, ma sui social, dall'altra, da alcune parti, le mistificazioni continuamente alimentate anche dal consigliere Oliva fanno non sembrare buffoni, ma di più. E quindi a questo punto, se diciamo si moderano i termini a 360 gradi, sono ben lieto di accogliere il suo consiglio. Ci sono altri interventi? Sì, ma forse l'assessore Villano già le voleva rispondere, se ho capito bene, giusto? O no? Non era riferito. No, è solamente no. Allora, mi volevo scusare con la consigliera Diana, però dalle sue parole si evinceva chiaramente un'altra cosa, quindi chiedo scusa per aver interpretato male, però se si vede la registrazione sembrava proprio così, insomma, italiano in maniera diversa, insomma, comunque. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo dunque ai secondi interventi. Ci sono secondi interventi?
Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Non essendoci dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Io lo faccio apposta. È perché già so che poi... allora dico, non mi fate arrivare a dire passiamo ai voti. Lo potete fare anche prima. Prego, consigliere Lovicario, per dichiarazione di voto. Per completa sfiducia in questa amministrazione è sempre perché è affetta da sindrome da immobilismo. Il nostro gruppo si dichiara sfavorevole al riequilibrio di bilancio, per le motivazioni anche espresse poc'anzi. Grazie. Grazie, consigliere Lovicario. Ci sono altre dichiarazioni di voto? La guardiamo un attimo per cortesia. Passiamo alla votazione della proposta di delibera consiliare avente ad oggetto bilancio di previsione 2022-2024, variazione di assestamento generale ai sensi dell'articolo 175,8 e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193,2 del decreto legislativo 267 del 2000 e dello stato di attuazione dei programmi. Voti favorevoli. Scuotri. Girone. Turco. Diana. Romano. Cesaro. Menale. Andreozzi. Alma. Forleo. Angelino, sindaco. Prego, prego. Vuole utilizzare questo? Grazie. Voti contrari. D'Angelo, Luisa Diana Motti, Dello Vicario, Di Palma, Golia, Oliva, Danzi, Santulli, Palmiero. Consiglieri, non vi muovete, bisogna votare l'immediata esecuzione. Esito della votazione. Presenti 21, votanti 21, voti favorevoli 12, voti contrari 9. Il Consiglio approva. Votiamo per l'immediata esecuzione. Voti favorevoli come prima. Voti contrari. Voti contrari come prima. Esito della votazione come prima. Il Consiglio si conclude alle ore 11:38. Buona giornata a tutti.